Buongiorno amici di Due Ruote e bentornati al nostro TG. Questa settimana saliamo in sella alla Royal Enfield Interceptor 650, la classic per eccellenza della casa indiana. Ci occupiamo poi di accessori con Lorenzo Cascioli che ci illustra le nuove borse morbide di MyTech. Infine una panoramica sull'attualità, in particolare parliamo delle nuove normative che regoleranno il DB Killer. Con l'arrivo della Super Meteor 650, anche la Royal Enfield Interceptor 650 si aggiorna. Rispetto alla versione precedente abbiamo una nuova colorazione del blocco motore della linea scarico e la sostituzione dei cerchi che passano da raggi a in lega. Le linee sono inimitabili, il look inglese si vede e questa Royal Enfield continua a imporsi nel settore classic. È vero che la casa indiana non vanta grossi rivali nel settore, ma nonostante il prezzo moderato, le accortezze e le rifiniture non mancano. Faro tondo con luce a LED e il classico logo caratteristico al centro. Il look retro dalle linee inglesi rimane invariato, serbatoio ovale, sella lunga e stretta e un manubrio ampio a regalare un piacere di guida senza tempo. Nuovi blocchetti ed una nuova presa USB modernizzano la Interceptor 650. Il telaio, doppia curva in tubi di acciaio, ospita un bicilindrico fronte marcia da 648 cm3, eroga 47 cavalli a 7250 giri, con una coppia massima di 52 Nm a 5250 giri. L'anteriore ha la classica forcella da 41 mm, mentre il posteriore ospita due ammortizzatori regolabili sulle posizioni del precarico, un setup morbido che garantisce il comfort necessario nella guida urbana e nei lunghi tratti autostradali. Sull'anteriore abbiamo un disco flottante da 320 mm, accompagnato da una pinza by Bre, ovvero la versione indiana della pinza Brembo, mentre sul posteriore troviamo un disco singolo da 240 mm. Entrambi i cerchi da 18 pollici montano gomme Pirelli Phantom Sport 190. Niente elettronica, solo l'ABS con una bassa frequenza di funzionamento. Anche sul contachilometri siamo analogici, abbiamo velocità e indicatore giri con le classiche lancette rosse, anche se un indicatore di marcia per un aiuto maggiore ai neofiti sarebbe stato gradito. Il Twin ha un buon allungo e non scalda, nonostante il raffreddamento aria-olio non arriva calore al pilota. È una moto facile e divertente da guidare. Nel misto i cambi di direzione sono rapidi, nonostante il peso, anche se è una moto nata per il comfort e non per la guida sportiva. Infatti, se si prova a forzare un po' il ritmo, l'avantreno inizia a perdere feeling, così come il posteriore, a causa degli ammortizzatori morbidi. La coppia è perfettamente distribuita su un ampio range di erogazione, anche se il meglio lo si percepisce fra i 4.000 e i 6.000 giri. Il muro lo troviamo a 8.000 giri, ben oltre la zona comfort di questo modello. Nonostante la poca potenza, il motore concede tutto da subito, l'erogazione è lineare e le vibrazioni sono pressoché impercettibili, se non qualcosina superati i 6.000 giri. La frizione morbida non richiede sforzi, la trasmissione è precisa e le marce entrano in modo fluido. La leva del freno anteriore va tirata a fondo prima di avere una risposta decisa. Le dimensioni abbondanti, merito anche del basamento, danno l'idea di una cilindrata maggiore. Il serbatoio contenuto si ferma a 13,7 litri. Il peso, oltre 200 kg, si sente solo negli spostamenti da fermo, mentre una volta in marcia è più agile di quello che si può pensare. L'angolo di sterzo è ampio, l'Interceptor 650 si muove nel traffico senza problemi. Nei tratti extraurbani sa rievocare il vero piacere di guida. Piacevole anche il sound, pacato ai bassi regimi, molto più rumoroso una volta superati i 3.000 giri. La posizione in sella dritta, le pedane centrali ed una corretta distribuzione dei pesi invitano ad una guida rilassata, comoda e che non stanca mai. La sella piatta e ben imbottita è in grado di ospitare comodamente anche il passeggero. Si potrebbe percorrere lunghe distanze con il vento in faccia e senza accorgersi del tempo che passa. I consumi dell'Interceptor 650 sono molto ridotti, si parla di 23 km al litro in autostrada e 20 km nei tratti extraurbani. Guidabile con A2 offre molteplici colorazioni, quale che sia la scelta non fa differenza, il look da 60s non invecchierà mai. Insomma, la Royal Enfield Interceptor 650 è il mezzo ideale per chi ricerca piacere di guida, comfort, look retro ed un prezzo accessibile. Si parla infatti di 6.600 euro. Ciao a tutti, oggi parliamo di borse morbide.
E partiamo subito da un concetto, anzi, da un pregiudizio. Qualche anno fa, infatti, qualcuno vedeva in questo tipo di borse un po' la parente povera delle valigie rigide. Non mi posso permettere quella in alluminio o quella in plastica, mi compro la morbida. No, è un concetto sbagliato, soprattutto oggi che le esigenze dei motociclisti si moltiplicano. Ecco quindi le Soft X di Mytek. Sono un prodotto di fascia alta e sono fatte in un certo modo perché devono rispondere a delle precise domande. Sono universali, si possono montare su tantissimi modelli di moto, ma trovano il miglior utilizzo, la loro ragion d'essere, soprattutto sulle adventure, come per esempio quelle più compatte, dalla Yamaha Tenere alla Aprilia Touareg, fino ai giganti dell'off-road come la Ducati Multistrada o la BMW GS. Qui abbiamo le side bag, le laterali. Sono robustissime perché devono resistere prima di tutto agli strapazzi del fuoristrada, dell'off-road, perché quando vai a cacciarti nei guai tra boschi e sentieri, le grandi casse in alluminio possono essere anche ingombranti. Robuste, dicevo, e quindi sono fatte di un materiale che è un mix di poliuretano, termoplastico e poliestere. Questo materiale è già impermeabile di suo, quindi non c'è bisogno né di una cover esterna né di una borsa interna impermeabile. Le chiudi bene con la loro chiusura a rotolo e l'acqua non entra più. La struttura è volutamente semplice, è un prodotto molto immediato da usare. Lo apriamo. Non ci sono mille scomparti, mille complicazioni come in altri prodotti. C'è solo una tasca interna per il PC che la possiamo anche estrarre. Questa bustina ha la sua cerniera e ha due automatici per evitare che balli in giro. La borsa ha una capacità di 34 litri. È molto regolare lo spazio all'interno, quindi ben sfruttabile. Tra l'altro 34 litri sono la capacità, la capienza di una buona borsa rigida. Costruite con molta cura, come sempre per i prodotti dell'azienda italiana, le Soft X presentano alcuni dettagli importanti, come per esempio gli agganci in metallo con calamita per la chiusura. Abbiamo poi delle piccole tasche esterne in rete, la maniglia in alluminio e gli attacchi per carichi esterni, oltre alla tracolla removibile. All'interno c'è una base che dà stabilità al carico e aiuta a tenere la forma anche quando le borse sono vuote. Un altro aspetto che colpisce subito di queste Soft X è la leggerezza. Mytek dichiara un peso di 700 grammi per ogni borsa, che per intenderci è molto meno di un casco. Per attaccare le borse alla moto utilizziamo queste piastre che Mytek le ha dedicato. Ci sono delle asole in cui infileremo queste cinghie, un'operazione velocissima, poi ovviamente le tiriamo, un'operazione velocissima che però sì, comunque si fa una volta sola, perché poi andremo ad attaccare ogni volta la piastra direttamente sul supporto del telaietto che c'è sulla moto, sul supporto in tubo. Ultima cosa da dire qui sulle piastre, abbiamo questi denti che vanno a infilarsi qui dietro alla borsa e danno molta stabilità. Parliamo di prezzi. Le Soft X di Mytek costano 300 euro l'una. Sono universali nel senso che si possono montare sia sul lato destro sia sul lato sinistro della moto. Le piastre costano 140 euro l'una, mentre il telaietto in acciaio, in tubo, che abbiamo visto sulla moto, ha un prezzo ovviamente a seconda della moto. Un prodotto di fascia alta, dunque. Chi sarà il cliente tipo? Io mi sono fatto un'idea. C'è quello col GS, col KTM Adventure, che ha le casse in alluminio che usa nei grandi viaggi per andare in vacanza, magari con la moglie, e poi decide di fare qualcosa di più estremo in chiave off-road e decide di andare a uno dei tanti eventi di adventuring che stanno spopolando e quindi si monta queste borse Soft X sui supporti che ha già.
oppure, e dopo cosa succede? Che sono strette, che sono comode e quindi che non sono ingombranti e quindi le uso anche in città tutti i giorni. Per completare il set c'è questo borsone grande da 60 litri, impermeabile, anche lui ha le stesse caratteristiche delle borse che abbiamo visto. E si può fissare o sulla piastra che MyTech gli ha dedicato o anche volendo sul portapacchi della moto. Costa 110 euro e rende questo set di borse Soft X davvero pronto a tutto. Si preannunciano tempi molto duri per tutti quelli che hanno la brutta abitudine di manomettere lo scarico della propria moto rimuovendo il DB Killer. Infatti, entro la fine dell'anno verrà resa ancora più severa la cosiddetta direttiva 92, ovvero la disciplina che regola il rumore degli scarichi delle moto. Per chi non lo sapesse, il DB Killer è quella componente che viene inserita all'interno dello scarico di una moto per abbattere le emissioni sonore. Già attualmente questa direttiva dice in maniera molto chiara che i DB Killer non possono essere rimossi dallo scarico. Ma se da un lato la normativa è scritta in maniera molto chiara, nella pratica i produttori in questi anni hanno fatto un po' come gli è parso. Da un lato ci sono molti produttori che si sono attenuti a quello che prevede la normativa e quindi hanno saldato la vite che lega il DB Killer allo scarico. D'altro canto ci sono stati moltissimi altri soggetti che hanno fatto un po' come gli pare, in pratica mettendo un DB Killer che era ancora removibile. Il problema è che le normative europee, per come sono scritte oggi, prevedono in maniera molto chiara che un DB Killer che viene rimosso non può più essere rimesso nella sua posizione originale. Questa manovra di fatto rende lo scarico racing e quindi non adatto alla guida su strada. Adesso però siamo arrivati a un momento di svolta. La direttiva 92 sarà quindi riscritta con il cosiddetto addendum che disciplinerà molto chiaramente la modalità con cui il DB Killer dovrà essere saldato allo scarico. E anche per questa settimana il TG finisce qui. Ricordatevi di commentare la puntata, di lasciare un like e di seguirci su tutti i nostri canali social. Ma soprattutto non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche in modo tale da non perdere nessun aggiornamento relativo al mondo due ruote.